di Tommaso, allora possiamo dire che c'è molto più di un piede e mezzo in Serie Diciamo che adesso la situazione si è fatta interessante per noi, aspettiamo questi match point che ci si presenteranno nelle prossime partite per chiudere il discorso il prima possibile. A. Dopo la vittoria di Corigliano, che è stata tanto faticata ma fondamentale allo stesso momento, siete sempre lì su, quasi. Si potrebbe dire imprendibile, ma che sensazione si prova ad essere lì su e guardare tutti quanti dall'alto verso il basso? È una bella sensazione perché sappiamo i sacrifici che abbiamo dovuto fare per arrivare primi in classifica al termine del girone d'andata, i sacrifici che abbiamo dovuto fare durante il girone di ritorno per mantenere la posizione e per garantirci quel posto che dall'inizio dell'anno è sempre stato il nostro obiettivo. Tensione alta, nervi tesi, praticamente lo dicevi tu, in un anno intero che è stato costellato di successi, ora c'è forse il più importante da cogliere che domenica alle 18 al Palagiacazzi contro Leverano, che comunque è un cliente abbastanza difficile. Assolutamente sì, Leverano è una squadra che ha disputato un ottimo campionato, sta continuando a disputare un ottimo campionato, nemmeno a farlo apposta proprio a Leverano risale la nostra ultima sconfitta in campionato per 3-2, quindi sarà un avversario da non sottovalutare e dovremo esprimerci al meglio per raggiungere la vittoria e magari chissà anche il risultato finale. Risultato finale, io mi riallaccio di nuovo alle tue parole, che potrebbe arrivare davanti ai tifosi normanni, poi sarà la matematica naturalmente a parlare, voi lo farete in campo, la matematica al di fuori. Ci vorrà un bel Palagiacazzi gremito, io direi anche più della Final Four. Ma è inevitabile che raggiungere l'obiettivo davanti al pubblico di casa è un'emozione fortissima. Vedere il Palaiacazzi spingerci fino all'ultimo per questo traguardo sarebbe una cosa importante. Speriamo di regalare al pubblico questa gioia e loro ci devono aiutare fino all'ultimo punto.